Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi facciamo una specie di tutorial. Avevo un paio di scarpe che avevo acquistato qualche anno fa, poi il piede mi si è gonfiato, ho preso qualche chilo, quindi adesso non mi entra più perché il numero è mio, però mi sta strettissimo. E vi faccio vedere come le ho trasformate. Spero che il tutorial vi sia utile e non dimenticatevi di attivare la campanella, di iscrivervi e lasciare qualche commento. Quindi io ho fatto questo lavoretto, poi vi farò vedere come erano prima. Adesso vi lascio al video e ci vediamo alla prossima volta. Scarpe che non entrano. Io ho la soluzione. E adesso vi faccio vedere come ho fatto. Allora, per prima cosa prendiamo la misura da dove vogliamo tagliare. Quindi io ho misurato l'altra scarpa 5,5 e qua 7,5. Con una forbice taglio. Questa misura è indicativa per me. Poi è una questione di dove si vuole. Segno fatto, via. Ok, adesso ci serviranno queste borchiette. Io le ho prese dorate perché hanno il cinturino dorato. Ci servirà questa macchinetta per fare i buchi, che andremo a vedere la grandezza dell'occhiello e del buco che vogliamo fare. Non deve essere più grande, ma deve essere uguale. E ci servirà anche questa, che serve proprio per bloccare i punti. Quindi andiamo con questa qui, facciamo più o meno, vedete? Sì, non fatelo troppo in punta perché altrimenti poi vi scappa, si rompe. Queste sono vera pelle, però ok, facciamo una bella pressione, magari fatevi aiutare da qualcuno. Ok, magari mi appoggio per fare, ecco, ho fatto il secondo e procedo per tutti i quattro lati. Ok, fatti tutti i buchetti, mettiamo questi occhielli così. Poi prendiamo l'attrezzino e con la parte dove c'è questo pirulino che esce lo facciamo entrare qua dentro e premiamo, e premiamo. Cercate di metterla pari perché deve schiacciarsi bene, altrimenti vi potrebbe tagliare. Se volete essere sicuri, ripremete. Ok, li faccio tutti. Ok, qua fatto. Fate caso a lui, che è quello che tiene i miei treppiedi. E giusto per dire, non sono sul tavolo da cucina, questo è il mio tavolo da lavoro. Sta, vedete la tovaglia di plastica. Allora, arrivate a questo punto. Io ho preso questo cordoncino, scusate. Ora la batteria scarica, ok.
ho preso questo cordoncino perché volevo fare solo una prova, altrimenti mi sarei attrezzata con il colore giusto, ma intanto volevo provare come veniva. Ok, prendiamo un pezzettino di scotch carta e lo andiamo a mettere così, ma capirete. Ok, facciamo la punta, poi prendiamo un altro pezzo dall'altra parte, stessa cosa. Quindi iniziamo a farlo passare. Ora io ho scelto di metterlo così, facendo questa serie di nodi per dare un aspetto diverso, però voi potete farlo come volete, potete anche dividerlo, quindi farne due. A me piaceva così, quindi infilate questo, mettete la, prendete la misura e poi tagliate l'eccesso. Ok, le ho provate, vedete adesso entrano benissimo. Questo qui mi sono fatta malissimo, sono caduta dalla sedia mentre che mi arrampicavo. Comunque, adesso taglio l'eccesso e leggo la fine. Ed eccole qua. Le mie scarpe che prima nemmeno mi entravano, adesso sono molto carine, almeno per me. Questo si può cambiare quando si vuole, magari abbinandolo al vostro outfit. Io adesso ne andrò a comprare di vari colori e quindi ogni volta avrò un paio di scarpe diverse. Per oggi è tutto, io vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito. Ciao ciao!